Oggi siamo di nuovo a spasso negli orti urbani fiorentini, gli orti dipinti. Nelle precedenti puntate abbiamo visto come costruire un orto in cassone, qual è il metodo migliore per riempirli. Questa volta vedremo come irrigarli, ma ce ne parlerà meglio Giacomo, che è l'ideatore di questi orti. Come avrete capito, gli orti dipinti sono molto creativi e sperimentali, anche nell'irrigazione. Vero Giacomo? Esatto Nara, avremmo potuto irrigare in maniera semplice con l'emulazione della pioggia, però abbiamo poi studiato e abbiamo capito che c'è in realtà un enorme spreco d'acqua, come si vede da questo schema, perché parte dell'acqua scivola e non arriva neanche alle radici, parte percola in profondità e anche lì si spreca con spesso i nutrienti, un'altra parte evapora, quella in superficie, e altra sempre in superficie viene assorbita dalle erbacce che noi ovviamente non desideriamo. Quindi all'ortaggio gli arriva soltanto il 10-30%, che è un po' poco. Per cui noi cosa usiamo? Usiamo una tecnica molto antica, che è quella delle ampolle subirriganti. Sono delle ampolle di terracotta non smaltate, quindi porose, che quindi rilasciano gradualmente l'umidità attraverso questa porosità alla terra circostante, che vengono letteralmente interrate e messe a dimora di fianco alle piante. Noi ne usiamo più o meno due per ogni cassone. Come in questa immagine qui, giusto? Esatto, infatti questo schema evidenzia il funzionamento e ricorda, è una sezione che innanzitutto va tappato proprio per impedirne l'evaporazione e l'entrata magari di animali indesiderati o di sporco che poi alla lunga otturerebbero i pori, compromettendo la conduttività idraulica. E le radici appunto vanno a pescare l'acqua mantenendo una costanza nell'idratazione, perché non ci sono degli stress idrici, essendo sempre costante la trasmissione di umidità. E la terza cosa molto importante è che non si compatta il terreno con frequenti innaffiature, quindi rimane più areato e ossigenato, perché poi queste ampolle, oltre a fornire acqua, forniscono anche ossigeno, cosa di cui le piante hanno enorme bisogno. Andiamo a vedere queste ampolle? Andiamo a vederle. Sono queste le ampolle? Sì, sono queste, Nara. Qui ne abbiamo due tipi. Questa qua da 9 litri, la usiamo per le cassone, i nostri cassoni qua, agli orti dipinti. Poi ne abbiamo reperite anche da 5 per contenitori più piccoli. Come dicevamo, è molto importante tapparle per impedirne l'evaporazione. Quindi possiamo farlo con dei sassi, con dei tappi di sughero. Ma noi siamo molto fortunati perché qui agli Orti Dipinti abbiamo la collaborazione dei ragazzi molto creativi dell'Istituto Barberi, a cui abbiamo chiesto di disegnarci, di produrci alcuni tappi. Ho visto qui in giro ce ne sono di bellissimi, di artistici, veramente belli. Infatti questo è uno dei miei preferiti, che ricorda la coccinella, che è un insetto utile e che è anche molto resistente. E per chi non avesse la possibilità di reperire queste bellissime ampolle? Beh, c'è un sito, slowwater.it, dove si possono reperire, oppure in maniera più semplice, con un sistema che in qualche modo imita quello delle ampolle, si possono usare delle bottiglie di plastica che avremo precedentemente forellato in diversi punti nella parte più bassa e che poi andremo a interrare fino a questo livello, proprio per far fuoriuscire soltanto il collo, di fianco alle piante. Esattamente come le ampolle. Esattamente come le ampolle. Altrimenti si può rendere ancora più lento questa diffusione. Il rilascio. Il rilascio, grazie. Con piccolissimi fori, 2 o 3, proprio nella parte più bassa, in modo tale che la trasmissione e il rilascio dell'acqua sia molto lento e l'umidificazione del terreno molto graduale. A seconda della composizione del nostro terreno, giusto? Esatto, se c'è più torba ovviamente possono esserci buchi più grandi, se magari è limoso o argilloso, quindi più impermeabile, allora dei piccoli buchi sicuramente sono più indicati. Qualche altro consiglio supplementare per chi decidesse di irrigare con questo metodo? Allora, anzitutto, come dicevamo, tappare e anche pacciamare il terreno, fa sì di limitare l'evaporazione del terreno, quindi rimanga l'umidità e quindi si sprechi meno acqua. Si può anche fertilizzare direttamente mettendoci il fertilizzante liquido, meno, perché va direttamente alle radici, quindi si risparmia anche su questo. Controllare il livello ovviamente, perché sennò non abbiamo modo di vedere. Rimane vuota, dopo l'acqua non ne abbiamo. Esatto. E che altro? Direi nient'altro. D'estate, quando fa proprio caldo? Giusto, d'estate con una fiattina coadiuvante di supporto, diciamo, non guasta.
Va bene, abbiamo veramente moltissime informazioni per poter sperimentare i nostri orti in cassone e quindi buona sperimentazione a tutti.